Ciao a tutti, sono Black Dragon e rieccoci qui su Pokémon Zaffiro Alpha. Ok, ora salvo e posso continuare ad andare avanti. Ed ecco un allenatore. Riesco a prevedere le tue mosse. Non posso perdere. Meglio chi va di campo un abbra. E uso Echeggia Voce. No, intro forza, no. È bello shot. Vabbè. Tanto anche Taylor da allenare anche Marston. Ora uso Beccato. Quanto gli tolgo? Ah, l'ho fatto arrivare a vita gialla. E me l'ha quasi shottato. Anzi, l'ha shottato. Ok, l'ho shottato. E al posto di Weasel metto Marston. Che da un bel po' che non lo usiamo. E ovviamente fuggo. Ok, ora rubiamo le bacche, che sono delle baccabella. Ok, ora prendo l'ultima. Ok. Nessun allenatore, no. Questo rad una sopra e una sotto. Una strada per ciascuno. Una per gli uomini e una per i Pokémon. Giusto, no? Ed ecco un pescatore. Ehi, non disturbarmi mentre sto pescando. Le prede si spaventano, sai? Vediamo chi va in campo, Tentacool. E uso colpo di fango. E l'ho fatto arrivare a vita gialla. E ora l'ho sciotto. Ok. E Marston è salito al livello 20. E cambio Pokémon. E mandi in campo Taylor. Quindi volante contro Pokémon di tipo volante. Ah, mi ero confuso. Wilmer è un altro Pokémon. E uso attacco rapido per vedere quanto gli tolgo. Niente. Ora me l'ha sciolta. No, me l'ha fatto arrivare a vita rossa. Ok, me lo faccio arrivare a vita. Già l'ora mi sciotto, indovinati infatti. Era prevedibile. E va di campo Metang.
e uso ferro artigli ed evito l'attacco. Dai, attaccalo e lo faccio arrivare a un PS e uso metto al testato. Addio Wildberg. E ho vinto un'altra battaglia. E metto anche salito al livello 21. Credo che questo bambino non è un allenatore, infatti. Ecco che c'è. Ah, la pista ciclabile. Ok, allora andiamo verso su. E arriviamo a Ciclamipoli. Questo è Ciclamipoli? Wow! Ah ah ah, fantastica, non è vero? Allora che si fa? Andiamo a mangiare qualcosa all'area al ristoro Ciclamipoli? Oppure andiamo a prendere una bicicletta da Biciclelio? Andare in bici è divertente, fa bene al corpo e allo spirito. No, prima di tutto voglio sfidare il capopalestra di questa città. Vediamo dov'è la palestra. Ah, dritto per di qua, oltre il giardino interno. Ehi, aspetta! Lino! E quindi, nel prossimo episodio affronteremo la palestra. Sì, vabbè. Andiamo per di qua. Ora salgo le scale e vedo che c'è qua. Niente di importante. E siamo finiti nel giardino. Chiudi gli occhi, apri le mani. Opla, libero. E mi regalo una pepita. Molto bene, spero ti porti fortuna. Una pepita, fanne tesoro. Perché ricordo, è la mia pepita. Ok. Ecco che c'è niente. Allora entro qua. Voglio andare alla palestra. Dove era la palestra? Forse per di qua. Ah, qua c'è il centro Pokémon. Così mi curo i Pokémon. Ok, ora c'è il cura. Ora metto al primo posto Taylor. No info. Ok. Ora possiamo uscire. Qua che c'è? Forse la palestra. Ecco, infatti. Zio, per favore, voglio affrontare questa palestra per misurare la mia forza. Posso? Ti prego. Lino, non essere impaziente. È vero, da quando il tuo Pokémon con te sei diventato molto più forte. Ma non pensi che sia ancora presto per sfidare allenatori in gamba con quelli di una palestra?
ma io posso farcela e anzi insieme posso battere chiunque. E ora umilia Remolino. Oh, ciao Black Dragon, e io e il mio Ralts siamo diventati molto più forti dall'ultima volta che ci siamo visti. Vorrei che mio zio lo capisse. Ti va di lottare con me? Te lo chiedo, per favore. Sì, così ti umilio. Grazie Black Dragon, bene, noi siamo pronti. Ralts, dobbiamo assolutamente vincere. Vuole dire, Ralts, dobbiamo assolutamente perdere. E uso beccata. È inutile che usi teletrasporto. Ok, l'ho fatto arrivare a vita rossa, un altro attacco rapido e lo shot. Ok. E ho vinto la lotta. Sì, ho deciso di tornare a Mentania. Grazie Black Dragon, è difficile diventare membri allenatori, vero? Non basta allenarsi insieme ai Pokémon, essere un allenatore ha un significato più profondo. Lino, non buttarti giù, niente ti impedisce di continuare a migliorare. Dai, andiamo a casa, ti stanno aspettando tutti. Va bene, Black Dragon. Io continuerò ad allenarmi e diventerò molto, molto più forte. Grazie a questa sfida ho capito quali sono i miei limiti, quelli di Ralts e molte altre cose. Quindi, allora, Black Dragon, se per te va bene, vorrei considerarti il mio Riv. Ah no, scusa, niente, non importa. Ah, a presto. Ok. Black Dragon, ora capisco. Sei tu l'allenatore che ha aiutato Lino a catturare il suo Pokémon. È merito tuo se Lino è diventato così positivo. Grazie. Come segno di riconoscenza vorrei darti questa. E ottengo le metti spaccarocce. No, le bende spaccarocce. Se trovi un masso inclinato sulla tua strada, puoi frantumarlo usando la mossa spaccaroccia. Bene, adesso è meglio che vada anch'io. Senti, vabbè. Ok. Adesso andiamo qua dentro. Parliamo con lui. Ah, solo consigli. E per la palestra metto, anzi va bene così. Ok, ora salvo per concludere l'episodio. Ciao a tutti e ci vediamo in un prossimo episodio. Commentate, iscrivete e lasciate un mi piace. E commentate. Ciao ciao.